Eccoci, eccoci qua, siamo in diretta, siamo qui, siamo nello studio, abbiamo finito le prove e tra poco si comincia, per cui dovete prepararvi perché manca solo un'ora, lo so, sono andati tardi perché siamo andati un po' lunghi, donato, il solito donato. Allora, ci siete o non ci siete? Oh ragazzi, venite, perché vi... Oh, eccoli qua che arrivate, perché se non ci siete, se mi lasciate solo, come faccio se mi lasciate solo? Dobbiamo... La scorsa volta era... Ciao Gianluca, hai vinto il premio, primo messaggio, bravo Gianluca, perfetto, anche la prossima volta. Ti voglio rapido così, Gianluca Scardino. Complimenti a Gianluca Scardino, Rita, è la numero 2, è arrivata, medaglia d'argento, Roberto Reinaudo, medaglia di bronzo, molto bene. Fabrizio battuto, medaglia di legno, si dice il quarto, benissimo, Salvatore. Molto bene, allora, la scorsa settimana eravamo tanti, bene, grazie, vi ringrazio moltissimo, ci siamo, abbiamo da urlare innanzitutto su questo, il tema dell'immigrazione che noi non abbiamo mai dimenticato, ma adesso sta diventando incredibile. Vi faremo vedere stasera delle immagini incredibili, vi faremo anche vedere chi è che organizza, questo è molto interessante perché non ve lo fa vedere nessuno, c'è un rumeno che organizza il caporalato, quello del lavoro sottocosto, lavoro a 3 euro l'ora, lordi, pensate, una roba pazzesca, e c'è un rumeno che fa arrivare apposta dalla Romania, Rumenia e anche Moldavia, adesso stanno arrivando Moldavi, che poi vanno a lavorare sottocosto. A che serve l'immigrazione? Serve anche a questo, a distruggere il mondo del lavoro, a costringere poi ognuno di voi quando va a lavorare per stipendi da fame, ci stanno riuscendo ed è per questo che continuano ad arrivare. Fra l'altro avete visto Francia e Germania bloccano le frontiere, la Francia blinda le frontiere, la Germania dice ve li tenete sempre voi e quindi ciao Giovanna, grande Giovanna da Canelli, salutiamo anche Canelli, la mitica Canelli, la collina di Sant'Antonio. Benissimo, allora dobbiamo essere Riccardo, benissimo, un altro Riccardo, Antonella, Marianne, mamma mia, grande, vi voglio tanti perché più ci... Ah, avremo in studio e guardate, è stata molto forte, una persona straordinaria, Daniela, la mamma di Giovan Battista. Giovan Battista è quel ragazzo di 24 anni ucciso senza nessun motivo, il musicista, quello che suonava al corno, ucciso senza nessun motivo nel centro di Napoli da un sedicenne che girava con le pistole. Ora la Daniela verrà da noi a chiederci stato dove sei e che cosa fai. E io dirò una cosa, guarda, ve lo voglio anticipare, salutiamo anche Daniela, la Lucca, Nicoletta, che non vede l'ora di vedermi, prontissimo, no? Ve lo dirò io, dirò, vi dico, vi faccio, come si dice adesso, vi spoilerò, vi spoilerò questo. Inizierò dicendo una cosa chiara e pulita e poi ve la spiegherò perché, ma capirete, però, ci vuole più repressione. Pensate che cosa fuori dal coro dico, più repressione, ci vuole più repressione. Avremo con noi il generale Vannacci che sarà, no, che sarà in studio, grandissimo generale Vannacci sarà in studio, parleremo con lui ovviamente di questo, di tanti altri temi, della sua visita a Crosè, di tante cose, grazie Mariana. Vedremo la seconda puntata della nostra inchiesta sugli ecoteppisti, quelli che dicono fanno la rivoluzione, mettono sul quadro le città, eccetera, eccetera. Ciao Ina, grandissima. Avellino, salutiamo anche Avellino, Michi da Avellino, Trieste, Cinzia, Trieste sempre presente, Brescia, Luca, Brescia, sempre presente in tutte le città. Molto bene, molto bene. Vedremo la seconda puntata degli ecoteppisti. Ancona, Silvia, sì, ci vediamo sabato ad Ancona. Sabato sarò ad Ancona, quindi saluto Silvia, sarò contento di vederti, Vilma. Allora, saluta anche il mio bambino Lorenzo. Ciao Lorenzo, Giovanna, ciao, saluta Lorenzo, Olbia, meravigliosa Olbia. Benissimo, allora, carichi a molla, avvertite tutti che è mercoledì, voi lo sapete, ma bisogna avvertire tutti per far come la scorsa settimana che eravamo tanti, hanno fatto tutti sul tapone, grandissimo, grazie a tutti voi, fino a poi se ne accorgono, grazie Loredana, avanti, avanti, avanti. Emilia Romagna, Carolina. Parleremo dell'Emilia Romagna, parleremo anche dell'Emilia Romagna, servizio della nostra Raffaella Regoli che è venuta proprio in Emilia Romagna, avremo anche un ospite in studio. Napoli stasera protagonista tantissimo, allora, grandissimo, vi aspetto tutti quanti, da tutti qua, da Puglia avremo un servizio da Bari incredibile, Certaldo c'è, ciao John, mamma mia quanti siete, vi voglio carichi a molla, ciao.